Siamo qui a Verona a presentare la nostra soluzione Rewind di intelligenza artificiale per l'anomaly detection nell'ambito della manutenzione predittiva. È un concept che abbiamo sviluppato a fianco di grandi imprese del territorio. Stiamo lavorando dal 2019 nella costruzione del prodotto finale e adesso la vogliamo rendere scalabile e on demand per le piccole e medie imprese. Siamo qui a Verona con l'idea di incontrare delle aziende che sono interessate nella soluzione, ne abbiamo già avuto l'occasione di contattarne diverse e l'obiettivo è quello di rendere la soluzione SaaS e quindi disponibile e adattabile anche per le piccole e medie imprese. La soluzione è efficace nell'ambito dell'anomaly detection, ma anche nell'ambito dell'energy management. È una soluzione che riesce ad abbattere i costi di manutenzione fino al 20%, riesce ad abbattere i costi dei fermi macchina non voluti anche fino a un massimo del 30%, abbiamo registrato in determinate condizioni. È un sistema che riesce a monitorare il comportamento dell'uomo e riesce a migliorare il suo lavoro perché è in condizione di fare previsione istante per istante e suggerire all'operatore delle configurazioni da adottare nel momento in cui il sistema sta entrando in una danger zone. Questo capita molte volte perché l'operatore è molto attento alla qualità del prodotto e magari sollecita gli impianti, tende a sollecitarli diciamo in una maniera non ottimale e il sistema è in grado di dire all'operatore ok, tu stai lavorando, il prodotto è di buona qualità, però attenzione che l'impianto sta entrando in una danger zone. Abbiamo verificato che in questo caso l'operatore è in grado di prendere sempre una decisione corretta nel momento giusto. Inoltre è una soluzione cloud edge computing e di conseguenza noi di Discover definiamo i protocolli di acquisizione dei dati al secondo. Nel cloud viene elaborato il modello matematico statistico che viene deployato sull'edge. Il modello è un modello che si basa su una feature extraction molto importante fatto con gli esperti del dominio, in quanto riusciamo a definire i nessi causali che poi messi in un'ottica di previsione riescono effettivamente a identificare le anomalie oggetto di nostro interesse. Oggi quando si parla di intelligenza artificiale non si fa riferimento a un software come Office 365 che basta e installarlo ed è automatizzato. Quando si parla di intelligenza artificiale significa che bisogna entrare nel dominio di riferimento ed è per questo che noi proponiamo il nostro concept di renderlo fruibile anche per le aziende attraverso una POC, ovvero siamo disponibili a offrire alle aziende una prova, una demo che ci permette di capire effettivamente qual è il beneficio della soluzione nell'ambito aziendale. Una volta che viene identificato che percentuale di saving il nostro sistema è in grado di apportare all'impianto e quindi il beneficio verso le persone, siamo pronti per la fase successiva dell'ingegnerizzazione e mettiamo a disposizione, noi abbiamo anche un sistema interno che controlla il meccanismo di apprendimento, per cui seguiamo anche la fase di ottimizzazione successiva della soluzione.